E ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simone. Questo è un nuovo episodio di News Tech della settimana. E lo sapete già che cosa vi dovrò dire, no? Questo in collaborazione con il canale YouTube di Black Geek Tutorial. E qua sotto o nella scheda dedicata potete trovare il link del suo video complementare a questo, sempre di News Tech. Ma prima vi chiedo un piccolo favore. Siccome l'ultimo video non è purtroppo andato in feed, c'è stato un grossissimo problema con YouTube. Infatti moltissimi canali YouTube hanno accusato il colpo, canali da 500.000 iscritti che hanno fatto tipo 1.000 visualizzazioni in un video, insomma un disastro. Comunque l'ultimo video purtroppo è andato come è andato per il problema che vi ho appena citato. Quindi se volete o se non l'avete ancora visto, vi esorto ad andare a dargli un'occhiata, perché secondo me è molto interessante. Si parla di un gadget molto simpatico, quindi il link lo trovate nella scheda che trovate qua sopra di me. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Allora, leggiamo la prima news. News che arriva da Microsoft Windows, che con il nuovo aggiornamento di Windows 10 introduce una nuova feature molto importante. Però ricordate qualche tempo fa quando il CEO di Microsoft ha detto: no, noi abbiamo ancora in programma di mandare avanti Windows Mobile o Windows Phone, come volete chiamarlo, perché è molto importante per Windows. Bene, tenete a mente queste parole e parliamo della notizia di oggi. Microsoft, col nuovo aggiornamento di Windows, introduce la compatibilità e la comunicazione di Windows solo con gli smartphone Android, perché Windows Mobile è molto importante per l'azienda. Collegando il nostro device Android al PC, si potrà per esempio continuare la navigazione internet che stavamo facendo sullo smartphone direttamente sul PC, o viceversa, quella che stavamo facendo sul PC direttamente sullo smartphone, un po' come accade già su Apple tra dispositivi OS X e iOS, e adesso succederà con dispositivi Windows e Android, perché Windows Phone è molto importante per l'azienda. Oltretutto, questa funzione verrà aperta anche ad applicazioni di terze parti, per esempio l'app del Windows Store di Windows 10 di Facebook magari funzionerà in maniera condivisa tra Android e Windows. Ancora il progetto è in fase ovviamente sperimentale, ma le persone che sono nel programma Windows Beta, in effetti ci sono anche io per via di robe con la scuola eccetera, però non l'ho scaricato perché secondo me è pieno di bug, comunque l'hanno già ricevuta questa funzione appunto in beta. Altre novità riguardano, sempre per quanto riguarda questo aggiornamento, Cortana che verrà finalmente resa molto più intelligente, perché ora è intelligente quanto una scatoletta di sardine. Perché, oh che bello, possiamo dirgli di aprire le applicazioni? No, perché noi gli diciamo apri il registratore vocale e lui ci cerca su Bing apri il registratore vocale 5 volte su 10, mentre invece le altre 5 apre il registratore vocale così come gli gira. In questo caso Cortana verrà resa molto più intelligente, soprattutto perché avrà delle funzioni nuove come spegnere il PC, riavviarlo, metterlo in ibernazione, pulire la cache, insomma, abbastanza fondamentale, secondo me, come aggiornamento. Quindi non ci rimane che aspettare questo autunno per testare le nuove novità che avrà Microsoft in serbo per noi e per Android, visto che appunto Windows Phone è molto importante per l'azienda. E ora passiamo a una notizia che ha del frivolo e che non interesserà quasi nessuno. WhatsApp ha all'attivo 1,3 miliardi di utenti al mese. Siete felici? Contenti? Adesso la vostra vita è completa? Grazie Zuckerberg per avercelo fatto sapere. Adesso siamo molto ma molto più contenti, soprattutto di sapere che invece le storie di Instagram vengono utilizzate da 250 milioni, che è meno di un quinto. Mi sa che non hanno avuto così tanto successo, eh? Adesso siete contenti? Passiamo alla prossima notizia. Oh, finalmente uno smartphone interessante che non sia delle solite marche come HTC, LG, Apple, Samsung, insomma, un nuovo telefono interessante da parte di Meizu, e no, non è uno scherzo. Si chiama Meizu Pro 7 e Meizu Pro 7 Plus. E non vi sto qua a parlare del display AMOLED da 5,2, 5,7 pollici, tanto voglio...
Tanto voglio dire, le caratteristiche oramai non interessano più a nessuno. Il telefono va bene o va male, ancora non si può sapere fino a quando non lo si proverà con certezza. Quindi parliamo di una feature molto interessante. Si chiama display, questa feature. Sì, si chiama display perché hanno molta fantasia in mezzo. Però è un display posteriore. Un display posteriore da 2 pollici AMOLED anch'esso, che ci permetterà di effettuare delle operazioni molto interessanti. Questo è un primissimo esperimento comunque, quindi ancora il display è piccolo, non è troppo definito, però questa è un'idea decisamente simpatica. Per esempio, infatti, in questo second display potremmo vedere i contenuti multimediali, potremmo utilizzare la fotocamera e scattare dei selfie con la fotocamera posteriore, quindi ha una grossa qualità, e potendoci anche vedere. Ottima feature per gli youtuber. Oppure potremmo riprodurre contenuti multimediali, vedere le notifiche direttamente senza avere il display grande attivo, ora sempre in vista, insomma. Sembra implementato decentemente. Ripeto, è una prima beta, una prima prova di questo second display da parte di Meizu. Alla fine succede sempre così. Le aziende piccole danno il là per nuove cose che sperimentano e bla bla bla, e poi tutte le case grandi le implementano sui loro smartphone. Quindi potrebbe essere anche questo il caso di una feature che verrà implementata nei prossimi smartphone top di gamma di aziende molto più grandi. Anche perché è una cosa molto semplice, molto stupida, ma anche molto efficace, e onestamente come design non è neanche male. Quindi grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo domani con un nuovo video che sarà molto ma molto interessante e molto particolare. Non potete perdervelo perché secondo me vi piacerà tantissimo. Grazie mille e ancora una volta un saluto a Simone. Ciao!